Bentrovati alla prima edizione della TG6, apriamo con la politica, con i risultati dei ballottaggi. Il centro-sinistra vince in Abruzzo, la coalizione guidata dal Partito Democratico conquista Lanciano, Vasto e Roseto degli Abruzzi. Vediamo la grafica, Roseto degli Abruzzi torna al centro-sinistra. Sabatino Di Girolamo è il nuovo sindaco, a spoglio concluso il vantaggio sul sindaco uscente Ennio Pavone è superiore ai 20 punti. Sabatino Di Girolamo riceve 7.377 voti, pari al 60,32%. Ennio Pavone si ferma a 4.853 preferenze, al 39,68%. Anche a Vasto vince il Partito Democratico, Francesco Menna è nuovo sindaco, il neo primo cittadino ha ottenuto 9.978 voti, pari al 50,31%, il candidato di centrodestra Massimo Desiati si ferma 9.857 con il 49,69%. Primo sindaco donna a Sulmona, dove Anna Maria Casini con il 65,35% delle preferenze supera nettamente Bruno Di Masci, che si ferma al 34,65%. Anna Maria Casini per la coalizione Noi per Sulmona ha ottenuto 6.900 voti. Bruno Di Masci, candidato del centro-sinistra, come vediamo, già sindaco di Sulmona per due mandati, ha ricevuto solo 3.659 voti. E infine a Lanciano riconferma per il sindaco uscente Mario Pupillo, che resta solidamente in testa con 10.089 voti, pari al 54,75% delle preferenze, il candidato di centrodestra Enrico D'Amico, nonostante l'apparentamento con Casa Pound e la lista civica, riceve 8.335 voti e si ferma al 45,25%. È serrato testa a testa, quindi vediamo nel dettaglio le quattro province fino a tarda notte a Vasto, dove a spuntarla per 121 voti, come abbiamo visto, è stato Francesco Menna, candidato del centro-sinistra, che ha ribaltato la situazione di svantaggio che si era registrata al primo turno nei confronti del candidato del centro-destra Massimo Desiati. Quasi fatta intanto la nuova giunta, Andrea Costantini. In Abruzzo il turno di ballottaggio più combattuto è stato quello del comune di Vasto, un testa a testa all'ultimo voto che alla fine ha premiato Francesco Menna della coalizione di centrosinistra, che ha prevalso di un'incollatura per soli 121 voti sul candidato del centrodestra, l'ex assessore regionale Massimo Desiati. 9.978 preferenze, pari al 50,31% contro i 9.857 di Desiati, per il 49,69%. Una campagna elettorale dura anche a Vasto, nella quale le polemiche non sono mancate. Menna, senza fare apparentamenti, ha ribaltato il verdetto del primo turno, quando era stato Desiati a chiudere in testa con 238 voti di vantaggio. Un successo che mi porta a impegnarmi in maniera importante per la mia città, in maniera tale da lanciare la grande sfida per il buon governo, coltivare i rapporti con la regione, coltivare i rapporti con Silvio Paolucci, con Camillo D'Alessandro, con Luciano D'Alfonso, con il governo nazionale, con Bruxelles, lanciare la grande sfida per la Vasto competitiva. Qual è stata la leva che ti ha portato a sconfiggere Massimo Desiati? C'è una leva umana, un fattore umano, di tanti amici, c'è un fattore dettato dal rinnovamento, dalla passione, dalla competenza, e poi c'è un fattore che è il fattore che è il senso di fede, il senso di rispetto per l'altrove, per quei tanti dirigenti saggi che mi hanno animato e che non ci sono più. Una squadra ringiovanita, quella sulla quale farà leva il 38enne neo primo cittadino vastese. Antonio Del Casale, Anna Bosco, Carlo Della Penna e Paola Cianci saranno assessori, al pari dei più esperti Gino Marcello e Gabriele Barisano. Da decidere il settimo assessore, sarà una donna. Allora il compito di proseguire il lavoro del sindaco uscente Luciano La Penna, anch'egli espressione del centro-sinistra, che sarà consigliere comunale in quota PD. Siamo contenti, era quello che ci siamo battuti. Una campagna elettorale durissima, abbiamo visto a volte
troppa presunzione da parte dell'altro schieramento, che era con la vittoria in mano oramai fin dal primo turno, tant'è che li abbiamo sentiti parlare di cifre a non finire. Siamo contenti, cosa devo dire? Si apre questa sera veramente una rivoluzione generazionale per questa città. La giunta c'è, l'offerta della presidenza a Ludovica Cieri è stata fatta e va confermata da parte di Francesca e dello schieramento, perché parte una nuova nave oggi. Noi daremo il nostro modesto contributo, appoggio, defilati rispetto sicuramente a questo percorso, però ecco, siamo, inutile dirlo, molto soddisfatti. In Consiglio Comunale 15 seggi per la maggioranza così suddivisi, 7 per il PD, 3 per il Filo Comune, 2 a testa per le liste Avanti Vasto e Sì per Vasto, 1 per Città Virtuosa. 9 i seggi per l'opposizione, oltre a Desiati entrano in Consiglio gli altri candidati a sindaco, Ludovica Cieri dei 5 Stelle ed Edmondo Laudazzi della lista civica Il Nuovo Faro. Sabatino Di Girolamo, quindi il nuovo sindaco di Roseto. Dopo 5 anni di amministrazione di centrodestra, la città di Roseto torna al centro-sinistra. Il sindaco uscente Ennio Pavone viene, come abbiamo visto in grafica, battuto di misura al servizio. Roseto degli Abruzzi torna al centro-sinistra. Sabatino Di Girolamo del Partito Democratico è il nuovo sindaco. A spoglio concluso, il vantaggio sul sindaco uscente Ennio Pavone è superiore ai 20 punti. Di Sabatino infatti riceve 7.377 voti, pari al 60,32%, Pavone si ferma a 4.853 preferenze, pari al 39,68%. Un grande impegno, un onore e un onere, ma faremo il bene di questa città. Sono le prime parole del nuovo sindaco, che in primis ringrazia i rosetani. L'emozione mi ha sopraffatto e quindi non so cosa esprimere in questo momento, se non un grazie ai rosetani di vero cuore per questa manifestazione di stima che si è già palesata al primo turno e si ripete adesso. Sento la responsabilità che mi viene data, li ringrazio e sono sicuro che con una bella squadra riuscirò a fare qualcosa di serio, di bello per questa città. Facciamo alcune formalità di rito, dopodiché cambierà tutto in questo comune, come è logico che sia quando c'è un rovesciamento di questo tipo. Un risultato straordinario per il Partito Democratico, così l'onorevole Tommaso Ginoble. Un risultato del Partito Democratico di questo comune, di questa provincia e anche di questa regione. Abbiamo avuto tante persone che si sono impegnate per questo risultato. Lei prima ha citato 4 personalità, c'è anche il segretario provinciale del Partito Democratico che suggella insomma questo risultato. Mi permette di aggiungere che questo serve a dare maggiore forza al territorio della nostra provincia, che deve combattere spesso per avere ciò di cui ha bisogno. Speriamo che i livelli superiori tengano conto di questo, altrimenti ce lo conquisteremo sul campo. Soddisfazione è stata espressa anche dal deputato Giulio Cesare Sottanelli, che indirettamente ha appoggiato il Partito Democratico. Abbiamo dato un nuovo sindaco a Roseto, un sindaco che sicuramente farà meglio di quello precedente, un sindaco che noi abbiamo voluto appoggiare sia per una coerenza politica, ma anche perché abbiamo messo sulla bilancia sia l'aspetto programmatico ma anche la qualità dei consiglieri eletti. Certamente il fatto che dall'altra parte c'era Norande ci ha indotto senza ombra di dubbio di scegliere uno dei tanti motivi, ma anche quello di scegliere il candidato Di Girolamo. Siamo fortemente contenti perché c'è stata un'ampia risposta, tutte le nostre liste hanno in maniera convinta appoggiato il candidato Di Girolamo, tant'è che il risultato lo testimonia, quindi la differenza è proprio il nostro contributo che abbiamo portato, ma soprattutto questo consentirà di avere una maggioranza ampia in Consiglio Comunale e quindi abbiamo messo col nostro contributo nelle migliori condizioni il nuovo sindaco di poter far bene a Roseto.
Anna Maria Casini vince senza sforzo a Sulmona, unico comune in cui si è andati alle urne prima della cadenza naturale del mandato dopo le dimissioni dell'ex primo cittadino Ranalli. È una vittoria anche e soprattutto dell'assessore regionale Andrea Gerosolimo, destinata a modificare gli equilibri della politica in regione Abruzzo. Alfredo Primante. La vittoria di Anna Maria Casini a Sulmona non è mai stata in discussione sin dal primo turno, battuto con distacco abissale il candidato del centrosinistra Bruno Di Masci, che si presentava senza il simbolo del Partito Democratico. Tra la candidata di un raggruppamento civico ispirato dall'assessore regionale alle politiche del lavoro Andrea Gerosolimo e il già sindaco di Sulmona corrono 31 punti percentuali di differenza. Per Di Masci non ha pagato l'apparentamento quantomeno singolare con Forza Italia ed Elisabetta Bianchi, che tanto aveva fatto discutere anche nel centrodestra. Già dal primo turno era nettissimo il nostro vantaggio, abbiamo rischiato di superare già in quella fase la soglia del 50%, ciò non è stato, abbiamo dovuto affrontare anche il ballottaggio, un periodo in cui si sono accese delle polemiche secondo me anche eccessive, troppe bugie, troppi veleni, ma non fa niente, adesso siamo arrivati, c'è stata una riconferma nettissima, abbiamo sicuramente doppiato il nostro abbiamo doppiato i nostri competitori che le hanno provate proprio tutte, ma noi abbiamo dimostrato di essere più forti. Sulmona vuole cambiare, vuole Anna Maria Casini, vuole la sua squadra e vuole la Sulmona che vuole girare pagina! Il risultato della città ovidiana è destinato ad avere ripercussioni anche sulla politica regionale. Questa è una vittoria straordinaria, dicevo prima, perché finalmente si volta pagina per sempre, inizia un'epoca nuova. Questo territorio ha voglia di cambiare, ha voglia di reagire, lo ha mostrato con tanto coraggio e tanto cuore. Anna Maria è stata la giusta interprete di quella che è la volontà di un territorio che grida la voglia di cambiare. Adesso credo che la risposta di Anna Maria e della sua coalizione sia quella di formare immediatamente la giunta, spero nel giro di una settimana, ma ne sono convinto. E Lanciano resta al centro-sinistra, Mario Pupillo si riconferma sindaco battendo il candidato di centrodestra Enrico D'Amico. Ago della bilancia l'apparentamento tra i due candidati d'opposizione al sindaco e le polemiche per l'eventuale ingresso in comune di Casa Pound. Ascoltiamo. I cittadini di Lanciano hanno premiato la progettualità, l'impegno, la trasparenza, la chiarezza dei programmi e questo ci onora. E ci fa dire che ci hanno votato anche coloro che non erano della nostra coalizione, quindi un valore aggiunto, ma anche un segnale forte che io ancora di più dovrò essere il sindaco di tutti i lancianesi. Parlare di sorpresa forse è troppo, ma la vittoria di Mario Pupillo, che si riconferma sindaco di Lanciano con il 54,75%, alla vigilia di questi ballottaggi non era affatto scontata. Il centrosinistra tiene botta e difende il comune dall'attacco di quella che sembrava una vera e propria corazzata, soprattutto dopo l'apparentamento tra il candidato dell'UDC Enrico D'Amico e Tonia Paolucci alla guida di un raggruppamento civico. Il centrodestra nel suo complesso non va oltre il 45% e forse a pesare è stato proprio quell'apparentamento con dentro il gruppo neofascista di Casa Pound che ha suscitato tante polemiche che non è stato capito dai lancianesi. C'è poco da dire e ci aspettavamo un altro risultato. Sicuramente ha pesato in maniera forte il clima degli ultimi 10 giorni di campagna elettorale dove si è parlato soltanto di Casa Pound e di questa questione apparentamento, poco di programmi, poco delle nostre idee e quindi questo ha pesato negativamente. Comunque è una sconfitta, auguri di buon lavoro a Mario Pupillo per i prossimi 5 anni. Che il PD avesse puntato forte sulla rielezione di Pupillo, che anche alla guida della provincia di Chieti, lo si è capito dalle presenze in città dei vertici democratici. D'Alessandro e Palucci infatti sono stati i primi ad abbracciare il neosindaco, ma quella del sindaco uscente è stata una vittoria di squadra rivendicata anche dagli alleati. Credo che noi abbiamo iniziato un percorso a marzo, come dicevi, facendo le primarie.
primarie, facendo decidere al popolo chi doveva essere il candidato sindaco. Era un risultato netto quello di Mario Pupillo e quindi noi ci siamo uniti, tutti e quattro i candidati, insieme a Pino Valente, insieme a Caporale Francesca e a me stesso, dicendo Mario il candidato sindaco. Allora, noi sentivamo che c'era un'aria che andava verso nei nostri confronti, sentivamo questo grande affetto da parte della città, una città che si era ribellata agli inciuci, agli accordi sottobanco, a questo apparentamento che è stato un vero e proprio autogol da parte del centrodestra. Ci credevo fortemente, sono stato sempre sereno, ho trasmesso la serenità ai miei amici, ai miei collaboratori, alle mie liste e sono contento perché veramente abbiamo presentato un risultato straordinario che ci premia. Vittoria netta e inequivocabile, così il governatore della regione Luciano D'Alfonso che commenta con i ballottaggi di domenica 19 giugno la vittoria del centro-sinistra e del Partito Democratico in Abruzzo è netta e inequivocabile. Dopo due anni di amministrazione la maggioranza di governo della regione Abruzzo risulta fortemente confermata dagli esiti del doppio turno elettorale. Viene invece punita un'opposizione regionale inconcludente e non propositiva. Il centrodestra, inesistente a Sulmona, pesantemente sconfitto a Roseto e Lanciano, battuto di misura a Vasto, pur con una candidatura autorevole, esce ulteriormente ridimensionato da queste elezioni. Non pervenuto il Movimento 5 Stelle, ridotto a forza marginale irrilevante, c'è molto da riflettere per queste forze sull'utilità di una strategia di pura contrapposizione non costruttiva per gli interessi dell'Abruzzo. Questo risultato ci carica ovviamente di importanti responsabilità e costituisce per la giunta regionale e la maggioranza di centrosinistra una spinta per l'ulteriore lavoro che ci attende per i traguardi ambiziosi che vogliamo raggiungere per il bene e il rilancio del nostro Abruzzo. E soddisfazione, ma anche la consapevolezza di avere ancora più responsabilità nel governare la regione, così Marco Rapini, segretario regionale del Partito Democratico, ai microfoni di Paolo Renzetti. Segretario, i ballottaggi di ieri hanno visto una netta affermazione del centro-sinistra sul centrodestra, un 4-0, un poker netto che probabilmente va anche al di là delle più rosee aspettative per voi. Beh, è un risultato che premia il lavoro che ha fatto il centrosinistra in questi anni di governo, il lavoro della squadra del Partito Democratico che ha lavorato duramente su tutti i territori in una campagna elettorale che è stata lunghissima. Il merito va alla scelta dei candidati sindaco che sicuramente hanno saputo interpretare il ruolo, da Roseto con l'ottimo lavoro che ha fatto Sabatino Di Girolamo, un candidato che il PD ha sostenuto convintamente anche se una parte del centrosinistra al primo turno non ce l'ha sostenuto, ma poi anche al ballottaggio siamo riusciti a ricompattare l'elettorato del centrosinistra e a Lanciano la riconferma straordinaria di Mario Pupillo che ha lavorato duramente in questi anni e che è stato premiato agli elettori anche per la chiarezza che ha avuto negli ultimi 15 giorni, che non ha accettato nessun tipo di accordo mentre gli altri hanno lavorato sui soliti inciuci della politica. E poi il lavoro messo in campo da Vasto, dove abbiamo Francesco Menna che è un sindaco giovanissimo con una squadra di giovani intorno che saprà amministrare benissimo la città. Ecco, io credo che è una vittoria eccellente, inaspettata per il trend nazionale che c'è stato, ma che premia il grande lavoro fatto dal Partito Democratico in questa regione che ha messo in campo una nuova classe dirigente che sta in questi mesi venendo fuori e dimostrando di essere vicina ai cittadini e si fa capace anche di farsi premiare. Questa è un'ulteriore responsabilità di governo per il centrosinistra e per il PD in particolare? Sì, è un'ulteriore responsabilità perché sappiamo bene quali sono i problemi dei cittadini. Oggi questo dato elettorale, anche guardando al dato dell'astensionismo, ci deve far riflettere e fare capire quanto i cittadini hanno bisogno di risposte. La società di oggi è cambiata, le domande dei cittadini sono molto più complesse di un tempo e le risposte non possono essere semplici come quando vengono affidate alle demagogie. Questo esercito di giovani amministratori che abbiamo eletto nelle forze del Partito Democratico devono ben sapere che la competenza e la capacità di dare risposte complesse in modo semplice sarà la chiave per tornare a vincere anche le prossime volte. Ed ora una nota del senatore Antonio Razzi che commenta così il risultato. Non una sconfitta ma una disfatta in Abruzzo per Forza Italia. Si dimetta tutto il gruppo dirigente, si ritiri a vita privata. Hanno distrutto Forza Italia in Abruzzo. Il senatore Antonio Razzi affida a una nota il duro commento. E i risultati delle ultime elezioni rappresentano uno scacco matto a Forza Italia, ha detto Razzi. Chiede le dimissioni di tutto il gruppo dirigente del
partito in Abruzzo che va immediatamente commissariato. Non è ammissibile che Forza Italia sia stata letteralmente asfaltata anche dove storicamente è stata bastione del centrodestra. Questo gruppo dirigente, continua il senatore di Forza Italia, non solo è gravemente colpevole di aver portato Forza Italia allo sfacelo in Abruzzo, ma anche di essersi impegnato con costanza a contrastare quelli che, come il sottoscritto, volevano sul territorio persone capaci di essere presenti invece che degli incravattati cicciobelli. Occorrono persone serie e motivate per essere utili alla gente. Personalmente sono stato boicottato, senatore della Repubblica Abruzzese DOC, in tutte le maniere, nonostante ai miei incontri con i cittadini le sale fossero colme. Ed ora lasciamo questa pagina, la scomparsa dell'ex sindaco Pietro D'Ignazio di Teramo colpisce profondamente la comunità teramana. Il sindaco, l'amministrazione ed il consiglio comunale esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia e intendono manifestare in forma solenne il cordoglio pubblico. Viene pertanto proclamato per la giornata di domani, martedì 21 giugno, il lutto cittadino. Intanto in allestimento presso la sala consiliare del municipio la camera ardente che ospiterà le spoglie di Pietro D'Ignazio. Alle 13 di oggi è già stata allestita, quindi aperta al pubblico, dove si potrà accedere liberamente fino alle 20. Domani la stessa camera ardente riaprirà alle ore 8 fino alle 10:45, quando il feretro muoverà per la adiacente cattedrale, dove verrà officiata la messa funebre con inizio alle ore 11. Pietro D'Ignazio è stato sindaco della città dal 1985 al 1993. Sotto la guida Teramo ha conosciuto anni di sviluppo e crescita e si sono registrati significativi eventi che hanno sostanzialmente rafforzato il ruolo del capoluogo e hanno posto la città con decisione ai vertici della comunità abruzzese. Significativo e anche emblematico è stato il suo decisivo apporto per la nascita del gemellaggio con la città tedesca di Memmingen, simbolo di una capacità di apertura, di una visione lungimirante. Il sindaco Maurizio Brucchi esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Pietro D'Ignazio, manifesta particolare vicinanza a Giorgio D'Ignazio, consigliere regionale ed ex collega nelle precedenti esperienze amministrative al comune di Teramo e quindi a tutta la famiglia. Cambiamo argomento, parliamo di maltempo, neve in montagna e anche nel comune più alto, all'Aquila. L'estate aquilana quindi tarda ad arrivare tra maltempo, temporali e basse temperature. Giorgio Alessandri. Un colpo di coda dell'inverno inatteso, almeno nelle previsioni, che ha regalato scorci quasi natalizi a poche ore dal solstizio d'estate. Già lo scorso 25 aprile una nevicata fuori stagione aveva sorpreso tutti e dal capoluogo erano arrivate immagini delle celebrazioni della festa della liberazione impreziosite da una coltre bianca che aveva ricoperto le strade e i partecipanti alla manifestazione alla villa comunale. Ancor più suggestive le immagini che nella giornata di domenica sono rimbalzate da un social network all'altro e che sono state scattate a quota 2.433 metri di altitudine sul livello del mare. Al rifugio Franchetti lo scenario era quello dell'inverno inoltrato, con diversi centimetri di neve che hanno imbiancato rifugio, panchine e cime circostanti. Stessa situazione a Rocca di Cambio, il comune più alto dell'Appennino, dove la neve ha ricoperto tetti e automobili. Uno scenario quasi da favola, ma non per gli operatori del soccorso alpino, che nel weekend hanno lavorato a ritmo serrato. Due interventi in 24 ore per il soccorso alpino sul Gran Sasso, infatti. Il primo sabato pomeriggio, quando un escursionista di Frosinone è stata recuperata dopo essere scivolata lungo un sentiero fangoso nel bosco, nel tragitto tra rifugio di Ruto e Prati di Tivo. Uno dei tre compagni di escursione, non riuscendosi a collegare telefonicamente con il 118, è sceso fino a Prati di Tivo e da lì, tramite un albergatore, ha allertato i soccorsi. Il secondo intervento, ieri domenica, con il recupero di un escursionista di 57 anni di Macerata, colto da aritmia cardiaca a 2700 metri, in prossimità proprio del rifugio Franchetti, sul versante teramano del Gran Sasso. L'allarme a soccorso alpino è arrivato dal gestore del rifugio che, accortosi dell'evidente difficoltà in cui si trovava l'uomo, ha provveduto ad allertare le squadre del CNAS, già presenti sul luogo, per una esercitazione di stazione. A causa delle condizioni meteo incerte e del tempo necessario per un recupero da parte delle squadre di terra, i tecnici del soccorso alpino hanno optato per l'intervento dell'elisoccorso.
L'uomo recuperato dal tecnico dell'elisoccorso di Teramo e da sanitari a bordo dell'elicottero del 118 è stato trasportato a Campo Imperatore per ulteriori accertamenti. Cambiamo nuovamente argomento. La città di Pescara ospiterà regolarmente il trofeo Matteotti dopo la discesa in campo di enti locali e sponsor, ma in attesa della comunicazione ufficiale è polemica tra il centrodestra e l'amministrazione comunale di Pescara. Vediamo. Il trofeo Matteotti si correrà regolarmente. Una settimana fa era arrivato lo stop da parte degli organizzatori, a distanza di poche ore il passo indietro. Non è arrivata ancora la comunicazione ufficiale, però l'amministrazione comunale ha detto che si correrà e si svolgerà regolarmente la manifestazione. Cosa è accaduto in così poco tempo? Beh, diciamo che insomma io mi ero sentito con il dottor Ricci, organizzatore del trofeo Matteotti, appena avuta la comunicazione dell'annullamento. In quell'occasione avevo espresso il nostro grande dispiacere per l'annullamento di questa manifestazione, chiedendogli anche se ci fossero state delle possibilità di poterla rimettere in piedi, e in quel momento lì queste possibilità non c'erano. Evidentemente c'è qualcosa che è cambiato, per cui già da questa mattina sono arrivate tutte le documentazioni da parte dell'organizzazione per poter organizzare appunto il trofeo Matteotti. Noi come comune interverremo con un piccolo contributo. Credo che il grande contributo verrà dato dalla Regione. In ogni caso ritengo che ci sia anche un intervento da parte del Presidente della Regione per cercare di sollecitare un attimino il mondo imprenditoriale della città di Pescara, perché perdere il Matteotti insomma non faceva piacere a nessuno. Il centrodestra dice che il Comune di Pescara si è preso dei meriti che non ha. Voi cosa rispondete? Ma noi in ogni caso, se c'è qualcuno che ci aiuta a livello di filiera istituzionale, non è che lo rimandiamo indietro, quindi siamo contenti che da parte del Presidente della Regione si sia mostrata questa grande sensibilità. Però ripeto, da parte nostra io posso dirlo senza tema di smentita che il giorno stesso in cui ho saputo dell'annullamento mi sono sentito col dottor Ricci, dandogli la nostra disponibilità nel cercare di fare tutto il possibile perché il trofeo Matteotti non venisse cancellato. Apriamo così la pagina sportiva. Nelle prossime ore si conoscerà la nuova squadra di La Padula. Napoli in pole position. Per il ruolo di portiere c'è anche Bizzarri. Il servizio. Quella iniziata oggi sarà la settimana dei primi colpi di mercato biancazzurri, in entrata ma anche in uscita. Tutto ruoterà ovviamente attorno alla cessione di Gianluca Lapadula. Mister 30 gol nelle prossime ore dovrebbe dire sì al Napoli, chiudendo un lungo tira e molla e soprattutto un'asta che dura da settimane. Anche Gianluca Caprari potrebbe finire in Campania ma restare per un altro anno in biancazzurro. Per l'attacco piace Harold Presiado, per cui il Deportivo Calì chiede 7 milioni di euro. I nomi caldi per il reparto avanzato restano anche quelli di Marcello Trotta del Sassuolo, Gaetano Monachello dell'Atalanta e Federico Maceda del Cardiff. In partenza direzione Frosinone o Salerno Andrea Cocco. Per quanto riguarda le conferme, resteranno a Pescara sicuramente Fornasier, Campagnaro, Zampano, Crescenzi e probabilmente anche Dario Zuparic per la difesa, Memusciai e Selasi per il centrocampo, mentre ci sarà da parlare con l'Udinese per Verre, che Oddo chiede però fortemente. Verde invece non è stato riscattato ed è tornato alla Roma. Capitolo portiere, tanti nomi sul taccuino dei dirigenti abruzzesi. Oltre al riscatto di Fiorillo, che non è detto che resti in riva all'Adriatico, si punta ad un portiere di esperienza. Il nome delle ultime ore è quello del 38enne estremo difensore argentino del Chievo, Bizzarri. Resta in piedi l'affascinante ipotesi De Sanctis. Poi ci sono Bardi, Leali e Sepe, che rappresentano comunque delle prime scelte. La Cera Pescara resti. Intanto la società biancazzurra sta avviando collaborazioni tecniche importanti con Ancona e San Benedettese, dove potrebbero essere trasferiti giovani da far maturare. La prossima settimana dovrebbero infine arrivare le prime informazioni importanti sulla nuova campagna abbonamenti. In Lega Pro il presidente dell'Aquila Calcio, Corrado Chiodi, risponde alla famiglia Iannini, sponsor principale nel finale della stagione. Ascoltiamolo. Dopo la retrocessione in Serie D è l'ora della resa dei conti all'interno dell'Aquila Calcio e volano gli stracci tra la famiglia Iannini, che aveva annunciato di non voler entrare in società, e il presidente Chiodi, che li accusa di aver voluto imporre delle scelte ancor prima di subentrare nel sodalizio rosso-blu.
È durata solo qualche mese, insomma, la luna di miele tra l'Aquila Calcio e due Iannini, con Iannini Senior Eliseo, che con la sua azienda aveva ricoperto il ruolo di main sponsor della squadra, e Iannini Junior Davide, di cui a lungo si è parlato come nuovo possibile vicepresidente. Negli ultimi tempi, ha scritto in una dura nota Davide Iannini, sono emerse divergenze sostanziali e non superabili su più fronti, in primis per quanto concerne l'organizzazione del club e le modalità di gestione della fase economica e tecnica dello stesso. In secondo luogo, ma non per importanza, avevamo messo a punto un preciso e circostanziato piano di rilancio sotto il profilo tecnico e organizzativo, di cui il presidente era perfettamente a conoscenza, tanto è vero che avevamo pronti accordi con figure tecniche di indiscutibili potenzialità, superiori sia alla categoria dilettantistica che eventualmente la Lega Pro. A strettissimo giro di posta è arrivata la replica del presidente Chiodi. Dal loro comunicato dimostrano di voler imporre delle scelte e condizioni prima ancora dell'entrata ufficiale in società. Accettare significherebbe minare la coesione di legame tra i soci storici che rappresentano questo sodalizio. Atteggiamenti che già in passato hanno rischiato di creare tensioni e malumori tra i soci e disorientamento tra operatori e calciatori. Una situazione questa che, una volta chiarita, non lascia più dubbi su chi ha veramente a cuore il futuro della nostra squadra, fondato sulla partecipazione ed armonia all'interno della società. Di positivo in mezzo a tutto questo caos c'è solo che la società ha deliberato un aumento di capitale da 600.000 euro, fondamentale per programmare la prossima stagione, le cui aspettative sono divise tra la flebile ipotesi di ripescaggio o un campionato di Serie D, in cui i rossoblù, verosimilmente, saranno inseriti in un girone composto da squadre abruzzesi, marchigiane e molisane. Ed è tutto per questa prima edizione del TG6, l'appuntamento con l'informazione torna questa sera alle ore 19. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento.